La sorpresa dell'Internazionale di Italia si chiama Fabian Marozzan. Il 23enne Ungan, N.135 della classifica ATP, ha battuto il N.1 nel mondo Carlos Alcaraz con un punteggio di 63-76 in 1 ora e 42 minuti di gioco. Una performance stellare di Marozzan che, prima del Fu Italio, non aveva mai giocato il tabellone principale di un torneo ATP. La scorsa notte ho pensato a questa partita, mi sono detto che dovevo fare qualcosa di speciale, ha detto Marozzan. E qualcosa di speciale è riuscito a farlo, che è entrato nelle qualifiche. L'ungherese ha giocato il miglior gioco della sua carriera e ha vinto con merito, riprendendosi nella pausa del secondo set da 14. Per Alcaraz, che non ha perso dalla semifinale a Miami Peccatore, è il primo knockout contro un giocatore al di fuori dei primi 100 dal novembre 2021, quando a Parigi Bercy ha perso N.103 nel mondo Hugo Gaston. Lo spagnolo, tuttavia, saluta Roma con la certezza di tornare al vertice alla classifica ATP dopo i Masters italiani 1000. Alcaraz: ho provato a combattere fino alla fine ma non era abbastanza, non ho giocato molto bene. Ma ha giocato il suo gioco e ha giocato a un livello molto alto. Non potevo seguire il suo livello. Carlos Alcaraz lo disse alla conferenza stampa dopo la sconfitta presso l'Internazionale di Italia per mano Fabian Marozzan. Voglio dire, era allo stesso livello per l'intero gioco. Questo è molto difficile, ha aggiunto, ho provato a combattere fino alla fine ma non è stato abbastanza. Meritava e si è giocato, quindi sorprenderà di più di qualcuno. Presto entrerà nella top 100 punto spettando la preparazione in vista Roland Garros, ha aggiunto, ora riposerò un po' perché ho bisogno di qualche giorno rilassamento per fare fresco a Parigi. Sarà utile me trascorrere giorni a casa per allenarsi e prepararsi il Roland Garros, finalmente so come la seconda stagione del mondo giocherà. Cercherò di non pensarci, ha spiegato, ma alla fine lo è lo stesso per me essere numero 1, 2 o 3, perché a quel punto il tabellone sarebbe lo stesso.